In questo servizio parleremo del giglio di mare per imparare a conoscerlo, per ammirare e rispettarlo. Le nostre spiagge non possono essere solo un luogo di divertimento e relax, ma sono un importante tesoro di biodiversità che purtroppo stiamo distruggendo. Dobbiamo salvaguardare le nostre spiagge perché sono una cosa veramente splendida, fondamentale. Spesso è solo un'ingenua ignoranza, in altri casi egoismo e insano sfadismo, speculazioni immobiliari. Così mettiamo in pericolo delle specie viventi, che siano animali o flora. Illustreremo la bellezza del giglio di mare, vi faremo vedere dove cresce sulle dune, un colore bellissimo, un profumo eccezionale che non potrete sentire. La spiaggia non è solo una distesa di sabbia o ciottoli, ma un complesso ecosistema in cui vive una vegetazione, testimone delle strategie di vita per occupare tutti gli spazi possibili, anche quelli più ostili, come i deserti o i circoli polari artici. La spiaggia a un occhio distratto appare solo come una distesa di sabbia. In realtà è un complesso ecosistema in cui vive una vegetazione in condizioni estreme, a volte impensabili per il regno vegetale. Questa vegetazione, chiamata psamofilla, non si limita al consolidamento della duna e alla protezione degli ambienti retrostanti, offre anche un habitat ottimale per alcuni organismi viventi. A questo tipo di vegetazione marina appartiene anche il giglio di mare o Pancratium maritimum, tra le piante più ornamentali e belle da ammirare su litorali sabbiosi e che d'estate si fa riconoscere per i suoi vistosi fiori bianchi e per l'intenso profumo che emana. Il suo areale di distribuzione è esteso a tutte le regioni del Mediterraneo. In Italia era presente presso tutte le spiagge sabbiose della penisola e delle isole. Dalla fine della guerra fino agli anni 70 si poteva ammirare la fioritura dei gigli di mare in molti luoghi. In Italia però è diventata una specie rara a causa della rarefazione del suo habitat. Le fasce di suolo che portavano alla fine della spiaggia, chiamate dune, in gran parte non esistono più. Ora ci sono stabilimenti balneari, passeggiate, strade, case, in molti casi abusive, e parcheggi. La duna vive solo grazie alla vegetazione presente lungo il litorale. Purtroppo il calpestio frequente, soprattutto nei mesi estivi, innesca fenomeni erosivi perché distrugge l'apparato radicale delle piante, che non riescono più a trattenere efficacemente la sabbia. In assenza di disturbo la duna si consolida sempre di più, frenando il vento che proviene dal mare e facendo accumulare la sabbia nelle zone antistanti la duna stessa. Naturalmente, per fortuna, ci sono anche spiagge tutelate dove rimangono ancora le dune, in cui i gigli sopravvivono per alcuni fattori di naturalità. Giglio marino, per la somiglianza al giglio, che però non appartiene alla famiglia dei gigli le liliacee, e marino perché vive in riva al mare. L'altro nome scientifico è Pancratium marinum. Il nome Pancratium, dal greco pan, cioè vuol dire tutto, e kraitis, forte, probabilmente per la capacità della pianta di resistere alle estreme condizioni dell'habitat: sabbie molto aride e salmastre, oppure riferimento alle sue supposte virtù medicinali. Marittimo perché vive vicino al mare. Il giglio marino è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Amaryllidaceae. Vive in riva al mare, cresce spontaneamente su litorali sabbiosi in posizioni riparate, estremamente calde e soleggiate, e in terreni ben drenati. Tollera periodi di siccità molto prolungati. Per giungere a una fioritura necessita però di estati molto calde e aride. In località caratterizzate da climi più freschi la produzione dei fiori tende a ridursi. In inverno riesce a sopravvivere a temperature fino a meno 5 gradi centigradi. La parte esterna scompare di secca, mentre il bulbo rimane quiescente vivo sotto la sabbia. La pianta è provvista di grossi bulbi sotterranei che producono i bulbi
bulbilli, cioè altri piccoli bulbi attraverso i quali si riproduce per via vegetativa. Questi bulbi hanno anche lunghe radici. La pianta all'esterno, come vedete nel video, assume una forma di cespo che si allarga orizzontalmente, che raggiunge un'altezza dai 20 ai 50 cm, presenta delle foglie lineari piane di un colore verde glauco, un po' rivolte a spirale che si allargano. Quello che colpisce di più sono i fiori, che sono una meraviglia della natura. Sbocciano in estate, sono bianchi e profumatissimi, disposti ad ombrello lungo l'apice del peduncolo, hanno una doppia corolla con forma di ombrello e ricordano le bellissime orchidee. I petali sono contenuti in un tubo florale stretto e di colore verde. All'estremità superiore formano un imbuto con 6 lacinie bianche bordellate di verde. L'impollinazione avviene tramite numerosi insetti, mentre i frutti sono delle capsule grandi di pochi centimetri che contengono i semi neri. I semi si disperdono, galleggiano in acqua, nell'acqua di mare, e con questo si spiega sua diffusione che avviene attraverso il mare. Poi col mare che raggiunge altre spiagge, questi semi calano sulle spiagge e quindi riescono a riprodursi in altri territori. Il Cilento Channel ha fatto un'inchiesta perché il sindaco Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, che è stato ucciso nel 2010, e in una sua ordinanza comunale aveva creato un'area di tutela del giglio di mare, un'area bellissima, e poi, passati gli anni, con i successivi amministratori, questa area è stata anche questa degradata. L'esempio negativo è una piccola cosa rispetto alle speculazioni immobiliari che noi vediamo sulle spiagge, parcheggi, muri e tante altre cose. Quindi un servizio interessante, quindi per avere un po' di cultura, per avere un po' di attenzione, guardatevi questo ottimo servizio. Grazie. Ci troviamo nel comune di Pollica, in una delle tante spiagge di questo splendido, magnifico territorio. Ebbene, siamo qui per una denuncia davvero forte, sicuramente vi farà rimanere delusi da questa situazione. Ma andiamo per ordine. Nel 2001 il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, volle fortemente su questa spiaggia riservare un'area al giglio di mare. Che cos'è il giglio di mare? Lo potete vedere qui dall'inquadratura. È un fiore che nasce spontaneo, che grazie alla sua azione riesce a trattenere la sabbia, quindi particolarmente utile alla natura questo fiore, ma soprattutto adesso non è sbocciato, è un fiore bianco, è un fiore che emana un profumo davvero unico. Ebbene, nel 2001 Angelo Vassallo volle preservare questa zona chiedendo al comune, al demanio, di poter delimitare una zona e preservarla da eventuali, diciamo, insidie umane. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per preservare l'area, il sindaco Angelo Vassallo quasi ogni giorno si recava su questo posto per controllare che tutto andasse per il verso giusto, quindi che il giglio di mare fosse rispettato. Nel 2010 poi è accaduto quello che sappiamo tutti: il sindaco pescatore fu assassinato allorché nel maggio del 2011 il fratello Dario Vassallo
con la fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, ripropose al demanio la possibilità di ottenere l'autorizzazione per preservare la stessa area che per tanto tempo Angelo aveva custodito, e ottenne la possibilità di recintarla con dei pali in legno. Per 2 anni le cose sono andate bene, nel senso che l'area è stata rispettata, quindi fino al 2013, quando, ahimè, con un comunicato stampa Dario Vassallo denuncia lo stato di abbandono dell'area. Il comunicato stampa recitava così: lo scempio del giglio marino è anche la distruzione della nostra identità. Ad Acciaroli il passaggio di mezzi meccanici ha distrutto una parte di spiaggia dove nasceva il giglio marino, specie protetta e simbolo del sindaco pescatore e del suo operato. Qualche giorno fa sulla spiaggia di Acciaroli è stato perpetrato uno scempio ai danni del giglio marino. L'area interessata è situata a ridosso dell'area dedicata a nostro fratello Angelo, il sindaco di Pollica, che di questa pianta ne aveva fatto un simbolo di purezza, di protezione dell'ambiente. È una pianta protetta e perlomeno dovrebbe esserlo, in quanto nasce solo sulle spiagge che non hanno subito l'antropizzazione e che vanno dalla Toscana fino a Sibari. Esse, con le loro radici, hanno la funzione di trattenere la sabbia, e l'impollinazione avviene da parte di un insetto solo quando il vento ha una velocità inferiore ai 2 km orari. La natura è straordinaria, come è normale l'ignoranza umana. Noi, insieme a voi, vogliamo sapere chi sono i responsabili di tale scempio. Angelo è morto anche per difendere il giglio marino. Guardate un po' il cartello: Fondazione Angelo Vassallo, area protetta giglio marino, è qui a terra, come vedete. È stato totalmente estirpato. E nello stesso tempo, come potete pure vedere in giro, non esiste più la recinzione che era stata installata dalla Fondazione Angelo Vassallo. E oggi è questa la situazione in cui si trova questa spiaggia, in cui si trova il giglio marino, e noi, naturalmente, con questo servizio vogliamo, come sempre, sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche le istituzioni, affinché l'area che tanto amava Angelo Vassallo venga ripristinata e nello stesso tempo protetta.